Specie il tuo rigore in avvio sembrava mettere questo derby sicuramente su binari più congeniali per l'Arezzo, poi alla fine invece uscite soltanto con un punto, altri due pali anche oggi colpiti, sicuramente il comunale sembra un po' stregato in questo avvio di stagione. Sì, purtroppo in casa abbiamo fatto delle bellissime prestazioni, abbiamo raccolto di meno di quanto dovevamo raccogliere. Oggi eravamo partiti bene con il rigore, avevamo preso entusiasmo, non abbiamo rischiato niente, non hanno mai tirato in porta. Purtroppo abbiamo preso 3 gol in questo inizio di campionato, tutti su palla inattiva, e dobbiamo essere più attenti su questo e migliorare, e ci daremo soddisfazione sicuro. Ecco, ti chiedo anche sul processo di crescita di questa squadra, questa partita quanto può contare? Comunque giocavate contro una squadra che a detta di molti può essere tra le favorite di questo campionato. Sì, questo, ma il processo di crescita si è visto anche a tutto cuoio, tutte le partite che abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto tutte ottime partite, e oggi abbiamo fatto contro una grande squadra, perché il Pisa è una grande squadra, però purtroppo secondo me meritavamo di vincere, ci è andata male, però prendiamo questo punto e pensavo già alla trasferta di Savona, che sarà un'altra battaglia. Tatticamente Capuano ha detto forse nel primo tempo la squadra ha cercato troppo la profondità, magari saltando un po' spesso il centrocampo, ti chiedo se anche tu hai avuto questa impressione. Sì, forse è vero, il mister ha ragione, quando siamo andati in vantaggio un po' ci siamo messi un pochino dietro, però cerchiamo di la profondità con Bente e Defe, certo forse potevamo gestire meglio la palla, però nell'arco della partita ci stanca perché giocavamo contro una grande squadra. Capuano ha definito l'arbitraggio irriguardoso, no? Riferendosi alla mancata espulsione di Mannini e anche insomma altri episodi, tu come l'hai visto? Sì, l'arbitro pure secondo me lì era espulsione, però tanto lo sappiamo, gli arbitri una volta ti danno, una volta ti tolgono, purtroppo è così, non dobbiamo guardare l'arbitro ma dobbiamo guardare noi stessi. Comunque sei un giocatore ormai insostituibile per questa squadra, no? Per quantità, qualità, presenza, no? Non so, sei sempre in gara. No, vabbè, io ringrazio il mister che mi dà fiducia, io cerco di pagarla tutte le volte che mi manda in campo. Bene, grazie.